Il biglietto per Jesolo è già stato staccato. Sfilare sulle passerelle di Miss Italia è un sogno che coltivano tantissime ragazze, ma solo in poche riescono a realizzarlo. Un traguardo ambito, lo sanno bene le 10 finaliste calabresi che il 20 settembre si contenderanno il prestigioso titolo di Miss Italia 2015 a colpi di bellezza, fascino e talento. Requisiti che hanno già dimostrato durante le selezioni regionali. Su tutte si è distinta Greta Salituro, 19 anni, proclamata a Cotronei Miss Eleganza. Greta studia giurisprudenza, anche se ha un sogno nel cassetto. L'attrice. E c'è un'attrice che ti piace tanto e vorresti, insomma... Sì, Julia Roberts. Mamma mia, tutte quante Julia Roberts. Sì, oh, ragazzi, c'è proprio il fan club. Ha sbaragliato agguerrite e belle concorrenti anche la mediterranea Alessia Siclari, la prima classificata con la fascia Miss Cinema Calabria, 20 anni di Tauria Nova. Il suo desiderio è di iscriversi all'università e studiare giurisprudenza. Ama recitare e studia da anni per diventare un'attrice. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un'attrice. Perfetto, personaggio di riferimento. Infatti, il personaggio di riferimento. Beh, a me piace tantissimo, sia come donna, sia come attrice, Julia Roberts. Anche lei, vedi? I giorni che precedono Miss Italia sono tutt'altro che di relax. Le 10 finaliste si stanno sottoponendo a corsi di dizione e di portamento per arrivare al top alla sfilata di Jesolo. E chissà, forse proprio una di loro indosserà la corona tra lacrime di gioia e i flash dei fotografi. Grazie! Al prossimo anno! Qui!